Amici di Ionica TV, siamo a Pisticci in sala consigliare dove c'è un importante appuntamento del fronte No TAP No SNAM. Abbiamo qui con noi Marco Santoroveri, che è uno dei portavoce del movimento No TAP, che ci spiegherà intanto cos'è il No TAP e naturalmente anche gli obiettivi di questo incontro, di questa serata e più in generale di questo movimento itinerante che prevede altri appuntamenti nei prossimi giorni. Allora Marco, i motivi salienti di questa riunione qui a Pisticci. Allora, innanzitutto partiamo col dire cos'è il TAP. Il TAP è soltanto un segmento dell'intero corridoio sud del gas, un'idea nata negli anni 90 dall'Unione Europea per affrancarci dallo strapotere russo e per un fantomatico abbassamento in bolletta del gas. Noi abbiamo visto di cosa si trattava, abbiamo cominciato a fare gli studi, abbiamo capito che non differenziava un bel niente, ma soprattutto non ci staccava dallo strapotere russo, in quanto la Russia fa affari con l'Azerbaigian. In più è un progetto ormai già vecchio nell'ideazione, perché come dicevano gli accordi di Parigi, nel 2025 dobbiamo smettere tutte le fonti fossili. Logicamente ho detto che è soltanto uno dei segmenti del corridoio sud, gli altri sono il SC, il Sud Caucasian Pipeline, l'altro pezzettino che sta in Azerbaijan, Georgia, l'altro pezzettino è quello turco che si chiama TANAP, poi c'è il TAP e poi c'è tutta quanta la dorsale adriatica della SNAM. Al che abbiamo detto, qui non possiamo combattere soltanto il TAP, ma c'è un intero sistema da combattere, quindi abbiamo cominciato a contattare, grazie anche alle sensibilità altre di altre popolazioni, di altre località, di cominciare a guardare con più ampio spettro il problema TAP e il problema SNAM. Quindi abbiamo fatto una 3 giorni a metà settembre a Borgagne, che è una frazione di Melendugno, dove è nata l'idea di fare questa carovana e cominciare ad andare per tutto quanto il tracciato SNAM fino in Lombardia, a portare sia conoscenza sul TAP, ma a imparare anche quello che sta per succedere, che potrebbe, diciamo così, succedere con SNAM, arricchirci e comunque creare sempre più rete, perché quello che loro puntano a fare è quello dell'oscurantismo, non far sapere niente, spezzettare. Anche SNAM per esempio è spezzettata in non so in quanti tronconi, saranno almeno 10 tronconi, in modo da avere sempre meno problemi con le popolazioni locali. E quindi questa è una delle tante tappe che questa è la prima. Voi farete, questa è la prima tappa, certo. Probabilmente possiamo dire che non è un caso che la prima tappa sia qui a Pisticci, perché qui in Valbasento la SNAM, il petrolio e il gas, esatto, sono ormai cosa vecchia, esatto, ma non purtroppo passata. Guarda, ci sono anche delle cose che ci avvicinano, al di là del che qui ci saranno i siti di stoccaggio e quindi ci sarà interessata direttamente TAP. Ricordo bene che quando uscì un'indagine in cui si parlava della Shell, si diceva di usare la stessa tecnica che aveva usato TAP con i politici, cioè quello di fare lobbismo. Quindi TAP sta facendo da esempio il modo loro di fare lobbismo e di trovare i politici, di pagare le persone, mettiamola così, per poter andare avanti, quindi di facilitare il progetto. Facilitiamo il progetto, sì, è una cosa che potrebbe andare, per noi è diverso, però è comprare il consenso proprio, però è quello il senso. E quindi noi abbiamo fatto l'altro giorno la presentazione con una conferenza stampa a Melendugno, ieri è stata fatta a Brindisi e questa è la prima, visto che a Brindisi e a Lecce ne abbiamo già parlato ampiamente, abbiamo presentato soltanto il documento. Sono 3 pagine di documento che sono uscite da 3 giorni, oggi la ripresenteremo e la leggeremo, vedremo un po' di prendere gli spunti, poi ci sarà l'ingegnere Emanuelli che ci parlerà del progetto TAP e di quanto è devastante, anche se noi partiamo sempre dal presupposto che è impattante una volta che viene costruito. Noi stiamo cercando di non farlo proprio costruire, perché fondamentalmente è un progetto inutile, dannoso ed è anche anticostituzionale, avendo superato per 3 volte il titolo quinto. Non sta seguendo le regole, ma il governo gli bypassa tutte quelle difficoltà che hanno, tant'è vero, lo sapete, che adesso la via non è più
la valutazione di impatto ambientale non è qualcosa che le DIT devono per forza concludere pienamente per poter fare il progetto, ma i governi aiutano le DIT a esaudire tutto quello che è il leader della via. Quindi si deve fare per forza, non esiste che... Di fronte a questo, scusa Marco, se di fronte a questo governo delle lobby, sempre più lobbizzato, sempre più petrolifero, vorremmo definirlo, ecco, in breve lanciati, dacci un po' il senso di quella che è la protesta che è in atto in Salento. Ecco, qual è la situazione in questo momento? C'è fermento? Certo. Ci sono difficoltà? Ecco, in brevissimo. Allora, diciamo che l'opposizione al TAP nasce 6 anni fa, logicamente fino a marzo non si erano palesati con dei lavori veri e propri, avevano fatto delle cose, dei sondaggi, abbiamo cercato in poche persone, sempre grazie all'aiuto dell'ingegner Manuelli o di altri studiosi, di bloccarli tecnicamente. Da marzo hanno avuto un'accelerata perché stavano per perdere i finanziamenti, ancora li devono dare, perché è loro quello interessa i finanziamenti, e lì hanno cominciato ad accelerare i lavori e questo ha fatto alzare, aumentare un po' la rabbia dentro le persone che sono cominciate a scendere in piazza. La protesta è stata talmente visibile e mai violenta che il governo ha dovuto militarizzare completamente un paese di 8.000 persone. Noi abbiamo avuto 15 giorni in cui nessuno di noi quasi poteva uscire di casa, avevamo degli orari quasi, cioè, ed non era una cosa concepibile per un paese che si definisce democratico, anche se crediamo che la democrazia se ne sia andata a quel paese da un bel po' di tempo. Tanto è vero che, voglio dire, il gas arriva dall'Azerbaigian, dove c'è un dittatore, noi facciamo gli accordi con un dittatore che ha dato 1 milione di euro ai fori imperiali per rifare i fori imperiali e 500.000 euro per i giardini vaticani. Questi si comprano in consenso ovunque, quindi se fai affari con un dittatore non è che sei molto diverso da questi personaggi. E adesso la situazione è che la gente è arrabbiatissima. Mercoledì avremo uno sciopero generale di tutte le attività a Melendugno e si sono uniti anche altri comuni vicini. Avremo un'adesione più o meno di 300 esercenti che non apriranno in quel giorno. Faremo una manifestazione. L'8 ne faremo un'altra e sarà dedicata alla tutela del territorio e contro la militarizzazione dei territori. E le iniziative si stanno succedendo in continuazione perché vogliamo riuscire, come dicevo prima, a uscire da questo oscurantismo che le televisioni di Stato, di governo, i giornali che sono sempre asserviti a queste multinazionali ci hanno imposto. Noi sono 6 anni che lottiamo quotidianamente, carta alla mano, li abbiamo fatti rifare 2 volte la via, stanno la terza via, ma nonostante ciò passano soltanto le notizie loro. Barzelletta di oggi, hanno detto che loro hanno pulito le spiagge e hanno mostrato una fotografia di quando la puliva il comune di Vernole. Questo è per dirvi cosa è TAP, è una menzogna continua. Grazie. Niente, grazie a Marco. Abbiamo qui Felice Sant'Arcangelo, che è il presidente di Noscori e Trisaia. Marco parlava di Melendugno militarizzata, di persone che potevano uscire ad orari prestabiliti e imposti. Viene quasi in mente il 2003, no? Quando a Scanzano, 15 km da qui, la situazione era più o meno la stessa. Io ricordo di aver percorso la Ionica e di aver trovato tanta di quella polizia che sembrava di stare in guerra, di passare i check-in per avere l'autorizzazione. Allora, un diciamo, commento lampo anche da parte di Felice Sant'Arcangelo su questo argomento del notario. Commento lampo è che il TAP, eppure il futuro EAST MEAD, alimentano quello che è l'hub energetico dei rifiuti dell'area meridionale. Praticamente il meridione si candida ad essere un'area di servizio per energie e rifiuti dell'intera Europa. Questo è il problema. Cioè, noi stiamo perdendo un'entità territoriale, siamo entità di servizio. Allora, abbiamo qui Francesco Masi, portavoce di Notriv Basilicata, ed Ezio Corradi, direttamente da Cremona. Con loro vogliamo analizzare non tanto la questione NoTap, che ci è stata sviscerata molto bene da Verri Santoro, quanto soprattutto le connessioni con la Valvasento e con la Lombardia. Ecco, Ezio Corradi, chiederei come mai qui e perché da Cremona si sente la necessità di scendere, di testimoniare questa questione così importante. Ma perché tutti i metanodotti che arrivano, che sbarcano sul territorio nazionale, finiscono a Sernano, finiscono nel territorio cremonese, da Bordolano a Sernano, Ripalta Cremasca, e la Lombardia è destinata a diventare l'hub del gas secondo la strategia energetica nazionale, la SEN,
e quindi c'è un collegamento diretto tra la questione della gestione delle risorse fossili non rinnovabili e quindi la questione dei metanodotti con quello che succede nei territori, quindi dal meridione al nord Italia la questione è unica e quindi c'è praticamente un unico tubo del gas che unisce il meridione al nord Italia. Soprattutto perché la cosa importante è che questo gas non serve all'Italia, serve per esportarlo dall'Italia, quindi il nostro è esclusivamente un territorio di transito. Gli stoccaggi che vengono fatti in Lombardia sono sopra le sorgenti sismogeniche naturali, l'attività di stoccaggio provoca sismicità indotta, quindi il territorio è a rischio per queste attività. Quindi noi lucani pensavamo che fosse soltanto la nostra regione sede di determinati impianti a rischio e soprattutto sede diciamo non privilegiata di movimenti sismici e attività di questo genere. Come ci è stato appena testimoniato, dunque la questione è nazionale. Abbiamo con noi anche Francesco Masi, che appunto fa da trade union, se vogliamo, con il Salento e la Lombardia. Ecco, Francesco Masi, qui siamo in Basilicata, inizia da qui questo percorso simbolico, ma neanche tanto. Ci vuoi fare la tua testimonianza su questo? Infatti questa è un'iniziativa molto importante, proprio in quanto, data la mole e la convergenza di problematiche oramai più che decennali, insomma, che hanno travolto, diciamo, l'assetto anche naturale e ambientale di questa regione, e tanta gente è portata a pensare che siamo gli unici sfigati, insomma. Invece in realtà assolutamente non è così, e tra l'altro stasera noi vogliamo portare anche un livello di informazione che fino ad oggi ha guardato negli ultimi 10 anni soltanto poche persone, si può dire, perché pur essendo esattamente sul luogo del delitto, tra virgolette, noi sappiamo che ci sono due concessioni che sono quelle che hanno fatto un po' la storia del gas in Italia, che sono la concessione di Pisticci, appunto, Serra Pizzuta, e poi abbiamo la concessione Cugnole Macine. Allora, quindi in questo territorio della Val Basento, quindi tra Salanda, Grotto e Ferrandina, no, abbiamo una delle più inquietanti storie. Tra l'altro sappiamo che il gas che arriverà qui verrà stoccato, e oltretutto in un punto estremamente nevralgico che sta esattamente in mezzo alle due dorsali, cioè la dorsale adriatica e la dorsale tirrenica. Quindi praticamente il gas che dovrebbe arrivare dall'Algeria e dalla Libia a un certo punto dove va a finire? Va a finire sulla Tirrenica. Però in realtà la GeoGasToc, che è una società formalmente gestita da un bresciano, all'80% è sottoposta a una società che si chiama Avelar, il cui padrone, no, nominalmente, insomma, all'80% gestisce questa cosa, e quindi c'è la Gazprom. Significa che anche qui arriverà il gas russo, ma dove? Arriverà appunto in pozzi esausti, alcuni dei quali nemmeno tanto, quindi anche sono molto, molto discussi dal punto di vista geologico, in cui complicazione delle complicazioni, negli ultimi anni ci sono proprio atti ufficiali, tribunalizi, che attestano, e purtroppo centrata addirittura la banda Pino Malli, insomma c'era addirittura il nome di Dell'Utri, un certo De Caro. Quindi in questo senso sapere che cosa sta accadendo in questo territorio oggi, con una serie di ambiguità e con il fatto che comunque questa società sta gestendo una transizione dalle mani dell'ex Agip, quindi oggi da Eni, direttamente nelle mani di GeoGasToc, su 12 di quei pozzi che erano 57 una volta e 20 saranno interessati oggi, allora stanno cambiando sulle centraline quelli che erano le insegne dell'Eni con quelle del GeoGasToc. E che cosa voglio dire questo? È il momento in cui arriverà 1,5 miliardi di metri cubi di gas compresso, in una situazione in cui già abbiamo una situazione di subsidenza di quasi 8 centimetri, in una situazione in cui c'è da bonificare, e quindi c'è probabilmente un processo di mascheramento di questa cosa. Quindi in questo senso il nostro dispiacere stasera è che le amministrazioni locali non diano molto segno di presenza, cioè proprio in quanto dietro ci sono soldi, ma soprattutto c'è anche un discorso di rischio rilevante, perché tutto questo è soggetto alla sede su terra, no? Cioè, quindi in questo senso
senso la cittadinanza deve essere più che informata, e la stessa strategia energetica nazionale che veniva citata prima da Ezio, quindi chiede di avviare un percorso di maggiore trasparenza e coinvolgimento delle persone. Quindi la Basilicata e in generale l'Italia come semplice terra di transito per questo gas e non solo naturalmente. La domanda a questo punto ingenua, se volete, ma che può servire a chi ci ascolta per capire bene tutto questo, a chi giova, chi si arricchisce dietro questo tipo di movimento? Masi ha parlato di, ha fatto dei nomi, ha fatto delle ipotesi o comunque ha citato delle indagini, ma appunto voglio chiedere ad entrambi, a chi giova tutto questo? È una bella domanda, sicuramente giova alle società che produrranno e gestiranno questi affari. Tra l'altro il problema che noi ci siamo trovati di fronte in Lombardia è che la commissione tecnica di valutazione di questi impianti era composta da una sfilza infinita di personaggi, tra i quali comparivano iscritti alla P2, persone indagate per appartenenza all'Andrangheta e persone con molti interessi personali rispetto alla effettiva necessità di dare dei pareri su queste questioni. Il problema è che abbiamo visto è che queste opere, tipo la centrale di stoccaggio di Borgolano, finanziata dalla BEI con un prestito di 283 milioni, la centrale di stoccaggio di metano di Cornigliano Laudense, finanziata dalla BEI per 600 milioni, sono tutti denari pubblici che non si sa bene come mai siano dati a queste società e per che cosa. Il problema è che i cittadini non sono mai stati né coinvolti né informati su queste questioni, nonostante ci sia una convenzione europea, che è la convenzione di Aarhus del 1998, che nel nostro paese non è mai stata attuata. Quindi i cittadini sono all'oscuro di tutto. I metanodotti che partono da Melendugno verso il nord passano sopra le sorgenti sismogeniche naturali, il terremoto del centro Italia. Da noi vengono fatti passare metanodotti sopra sorgenti sismiche, gli stoccaggi sono sopra le sorgenti sismiche individuate e anche già certificate dall'INGV, e il problema è che in Lombardia sono 116 comuni con oltre 2 milioni di abitanti coinvolti che non sanno nulla. Quindi il nome del dio denaro si va contro ogni legge fisica. Francesco Masi, la domanda di prima ingenua. Non è affatto ingenua, proprio in quanto già dalla precedente strategia energetica nazionale Monti Passeraglini del 2013, allora, era previsto che d'estate si fa la compressione nei pozzi esausti e d'inverno si spera che faccia molto freddo, di modo che gli altri paesi arrivino praticamente al picco di necessità e quindi praticamente si eroga, no? E quindi si eroga verso l'Europa, quindi praticamente noi siamo un hub energetico per l'Europa e quindi c'è anche un processo di transizione anche molto inquietante, perché se io devo guadagnare sulla differenza di un qualcosa che non è mio ma che viene da 4.000 km e dopo io te lo rivendo con delle cose aggiuntive, in quanto lo Stato deve fare cassa da questo punto di vista, è chiaro che la strategia energetica si annuncia, questa del 2017 pubblicata proprio più di 20 giorni or sono, si annuncia come la strategia della transizione verso le rinnovabili per il superamento del fossile, però oltre a carbone che hanno dato una target entro il 2025, in realtà non avranno nessuna necessità di avere fatto prima delle enormi opere come queste, che noi diciamo non solo opere, grandi opere inutili che sfamano la mafia, ma anche estremamente pericolose, no? Quindi noi non avremo, una volta stabilite queste strutture, niente altro che gas e ulteriori idrocarburi. Va aggiunto anche un'altra cosa, che il gas in sé, il metano, no? Viene dato per essere un idrocarburo leggero che comunque se va nell'acqua non succede niente, cose di questo genere, ma nel momento in cui va in atmosfera e la media internazionale è di non meno il 3%, quando poi passiamo del GNL, cioè il gas liquido, quello che viene dato diciamo
a livello così, insomma, al dettaglio, no? Portato nei rigassificatori, si perde tra il momento della produzione, trasporto e di gasificazione non meno del 25%. Tutto questo è in atmosfera, con un'incidenza che è superiore fino a 72 volte rispetto agli effetti idrocarburi normali. Quindi in questo senso si dice di poter guadagnare oggi 4 spiccioli per poi creare un'ecatombe e accelerare quello che molti scienziati danno il processo di fallout, diciamo, entro 100 anni a livello planetario. Questo è il grande acquisto. E qui è chiaro che noi rispetto a questo siamo completamente contrari. Ecco, l'altra cosa che volevo dire è che l'attività di stoccaggio di metano provoca sismicità indotta, e il problema è che questi movimenti mettono a rischio tutto il patrimonio storico dei monumenti che esistono su tutto il territorio nazionale, compreso quello del Lab del Gas, che è la Lombardia. Quindi quali rischi? Il problema è quali rischi ci fa correre questa strategia che non valuta mai minimamente i problemi connessi a fare queste operazioni. Non ho mai visto uno Stato autorizzare attività minerarie che provocano terremoti. Lo stiamo vedendo adesso con decreti firmati dai ministeri dell'ambiente e dello sviluppo. Perfetto, una conclusione importante quella dell'amico giunto da Cremona, che ci fa capire come effettivamente molto spesso la politica ci conduca verso un vero e proprio baratro.